Uno degli appuntamenti più attesi sentiti dal mondo dell'agricoltura e dell'allevamento è quello legato alla figura del proprio patrono, ovvero Sant'Antonio. Nella giornata di domenica 14 gennaio diverse comunità del Canavese si sono ritrovate per vivere un momento di festa, di gioia, ma anche di solennità. Tra queste c'è quella di Canischio, dove ormai da diversi anni l'evento richiama moltissimi partecipanti, i quali si riuniscono nel piccolo ma attivissimo paese della Val Gallenca, dando vita così a una manifestazione parecchio partecipata. Nonostante la giornata non delle migliori sotto il punto di vista meteo, nonché con alcune defezioni dovute ai mali di stagione, alla fine l'uscita canischiese ha registrato numeri di tutto rispetto, con tante macchine agricole, ma anche mezzi del gruppo locale dell'AIB ed alcuni animali, che sono stati benedetti dal prete alla fine della funzione religiosa. La mattinata si era aperta con il ritrovo intorno alle 9.30, quindi proseguita con la Santa Messa e successivamente con la già citata e immancabile benedizione. I partecipanti a bordo dei loro veicoli e insieme ai priori di quest'anno, ovvero Mauro Fogliasso e Luca Madlena, si sono quindi recati alla volta della Carella, dove nell'area picnic si è tenuto un aperitivo. Mentre a chiudere un evento intenso è stato il momento conviviale, con circa 130 commensali che si sono dati appuntamento presso la società di Canischio.